Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi sono molto felice perché vi mostro una mia nuova uscita, la mia palette vulcanica in collaborazione con Cosmify. Vi ricordate questa foto? Ebbene sì, è già da un po' di tempo che lavoro a Vulcanica, ancora prima dell'uscita di Summer Sunshine. Infatti l'ultimo evento con Cosmify, che è stato mesi fa, appunto disegnavo questo vulcano perché era un piccolo spoiler. Questo è il pack secondario, faccio vedere il pack primario, questa è la palette che andiamo a vedere anche più nel dettaglio da vicino. Pack esterno con questo stile sempre un po' olografico qui sul rosso, sul viola, questo vulcano con questa lava. Prima di mostrarvi i colori all'interno, voglio parlarvi un po', no, della scelta della palette. Perché vulcanica? Perché vulcanica un po' l'avrete immaginato, no? Il mio amato vulcano, che è fonte di grande ispirazione per me, è parte integrante della mia vita, delle mie giornate. È la prima cosa che vedo quando mi sveglio e apro la porta, no? Vulcanica riprende anche un po' quello che è il mio carattere, quindi rispecchia un po' anche me stessa questa palette. I colori che ho messo all'interno di questa palette rispecchiano molto anche i fantastici colori che ho avuto modo di vedere. Scenari, panorami bellissimi composti da tantissimi colori. Il mio vulcano lo si può vedere da due modi, in due modi diversi. Da un lato che rispecchia il blu del mare e tutto il resto, e da un altro lato che invece è composto da terra, fiori, insomma questo panorama bellissimo, e che è quello che mi ha ispirato a creare questa palette, i colori di questa palette, quindi i colori legati alla terra. Ma adesso andiamo a vedere i colori un po' più da vicino. Volcanic Sand è un marroncino perfetto sia da utilizzare sulla palpebra così da solo, anche come colore di transizione. Poi abbiamo Mild Night, un colore nero come potete vedere dallo swatch modulabile. Il nero, un po' delle ceneri, ho voluto un nero bello forte ed intenso, ma facilmente modulabile, che non sia troppo burroso, perché appunto devo dosarlo, dobbiamo dosarlo nel migliore dei modi, non creare subito una chiazza di colore sull'occhio, perché il nero è un colore molto difficile. E il nero è un colore che difficilmente ultimamente troviamo in una palette, no? Io ho tantissime palette, ma poche, davvero pochissime, hanno un colore nero all'interno. Io penso che un colore nero. E il nero non è un colore da sottovalutare in una palette. Poi abbiamo Creamy. Creamy è un giallino, dipende un po' dalle tipologie di carnagioni, no? È perfetto per essere utilizzato sull'arcata sopraccigliare, un burro da poter applicare sulla palpebra e anche da transizione per unire, magari ad uniformare, due colori sulla due o tre colori che andiamo ad utilizzare nella nostra piega dell'occhio. È un rosso con un di marroncino all'interno, quindi un rosso molto particolare. La palette è composta da 8 colori matte e 4 colori shimmer. Questa è la prima fila composta da 4 colori matte. La seconda fila è composta da tutti i colori shimmer. Abbiamo Nature. Nature è il verde che ho anche qui sulla mia palpebra mobile. Infatti dopo vi faccio vedere il video su come ho ricreato questo make-up sugli occhi in maniera veramente molto veloce con questa palette. Nature è un colore un po' duochrome, è un verde con tantissimi riflessi, è molto particolare, molto burroso, scrive velocemente, bello cremoso, quindi è un metallico molto cremoso e burroso. Poi invece abbiamo Passion. Passion e Lava sono degli shimmer barra metallici che possono sembrare un pochino simili, ma sono molto diversi tra loro. Io li utilizzo anche con un fix, in questo caso l'highlighter di Urban Decay, per renderli un pochino più accesi, perché questi due ho voluto che fossero non molto burrosi come Nature. Infatti si possono utilizzare anche come top su altri colori, come per esempio Mars. Glare è uno dei colori che io amo tantissimo in questa palette, è veramente super versatile, cioè è molto burroso, molto scrivente. Ed è un punto luce fantastico, cioè brillate ovunque, lo potete utilizzare anche sugli zigomi. È un perfetto illuminante, quindi anche per l'arcata, per l'angolo interno, mi piace tantissimo. Passiamo poi all'ultima fila, che è l'ultima fila dei matte. Abbiamo Mars, Mars è un viola molto particolare. Poi abbiamo Volcano, questo marrone, anche questo modulabile, all'interno un po' di nero, un po' di marroncino, un po' di rosso. Questo lo vedremo all'interno di questo video. È un bel colore anche da sfumare, quindi a differenza magari di Volcanic Sand, che inizialmente ha un impatto molto più forte,
forte, essendo un colore bello scuro, ho preferito renderlo anche questo modulabile. Poi abbiamo Brick. Brick è un color mattone per eccellenza. E invece abbiamo poi Nectar of Nature. Nectar of Nature è un colore molto particolare. È un pesca che va un po' sull'arancio, ma c'è anche una puntina di rosa all'interno. Mi piace tantissimo utilizzarlo insieme a Glare, ma anche utilizzato con Brick o Volcanic Sand. Adesso invece vi lascio alla realizzazione del tutorial su come fare questo make-up, che è davvero semplicissimo, bastano 5 minuti. Infatti non ho messo nemmeno ciglia finte, nulla. Ci vediamo tra un minuto. Ed eccoci qua ragazze, io mi aspetto qui sotto i vostri commenti con le vostre prime impressioni e se siete arrivate fino a questo punto del video lasciate questa emoji. Direi che ci sta perfettamente per quanto riguarda questa palette, queste emoji, quindi mi aspetto di vedere tanti piccoli vulcani qui giù nei commenti e mi raccomando fatemi sapere anche qual è il colore che vi ha colpito di più, insomma tutte le vostre prime impressioni su questa palette. Potete acquistarla al link che vi lascio giù nell'info box e mi raccomando rendetemi partecipi se fate dei make-up con la mia palette, se l'acquistate io sono felicissima di ricondividere tutte le vostre stories nelle mie storie su Instagram, quindi sul mio profilo. Beh, che dire, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che la palette vi sia piaciuta. Io come sempre vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!